In realtà il libro l'ho scritto viaggiando col pensiero, cercando come se rivivessi la mia storia, no? Qualcuno mi ha criticato dopo che è uscito, perché addirittura dei compagni, compagni non d'organizzazione, l'organizzazione non c'è neanche più, ma compagni, dice, ma come su Moro hai scritto solo 15 pagine? E dico, ma come cavolo lo devo spiegare? Che le Brigate Rosse sono state 15 anni di storia in Italia, le Brigate Rosse hanno fatto migliaia di azioni, le Brigate Rosse distribuivano i volantini all'interno delle fabbriche e dei quartieri, le Brigate Rosse sono state un livello di radicamento di cui Moro è stata un'azione. Sì, ci sono stati quattro morti da un punto di vista, poi è stato ucciso Aldo Moro, era un politico di grossa portata, per cui che il fatto caratterizzi, dia ovviamente un'immagine nazionale, internazionale alla cosa, questo è fuori di dubbio. Ma Aldo Moro avviene perché ci sono 10 anni di storia alle spalle di lotta armata, perché c'è una pratica, perché c'è un radicamento, perché ci sono situazioni che si sono sviluppate sul territorio nazionale. Aldo Moro è un'azione che esprime tutto quel bagaglio. Ecco qual è che è una ricostruzione della storia di quegli anni in Italia, se togliamo, mi ripeto, per il libro di Mario o così, non esiste. Perché quando parli delle Brigate Rosse, quelli che, lasciamo perdere i ragazzi di Bologna che uniscono Moro alla strage di Bologna e di Milano e così via, ma anche quelli che ne sono più all'interno, anche gente del movimento, gente di una certa età, per cui quegli anni gli ha toccati, ha cancellato il periodo, per cui le Brigate Rosse diventano Aldo Moro, o al massimo un altro paio di azioni. Ecco, invece le Brigate Rosse sono quelle che distribuiscono i volantini nei quartieri, sono quelle che a Roma hanno. Infatti, quando ad esempio qua nel libro c'è un passaggio che, a parte, vabbè, che per me è stato ovviamente emozionante, visto che stavo rinvenendo. Però ci ho tenuto anche a metterlo per dare questo quadro, perché è un quadro reale, non è qualcosa di inventato. Quando io mi ritrovo in mano al nemico, in mano allo Stato, in mano ai carabinieri all'interno di un ospedale, un'ora dopo che sono rinvenuto mi trovo una compagna. Questo perché avviene? Perché all'interno dell'ospedale metà dei portantini, se non erano brigatisti, erano autonomi. Ecco, quella è la realtà di quegli anni nel nostro paese. Quando dico di Bruno Seghetti, un compagno delle Brigate Rosse a Roma, che parla all'Aula Magna dell'Università e dice una settimana, 10, qui adesso non so di preciso la data, ma 10 giorni prima che Aldo Moro venga ucciso, porta la posizione dell'organizzazione, la posizione politica ovviamente, non va lì a dire io sono delle Brigate Rosse, porta la chiave di lettura dell'organizzazione e l'Assemblea lo ascolta e nel suo intimo sa che sta ascoltando uno che rappresenta quella cosa, è perché quella era la realtà sociale e politica di quegli anni nelle metropoli. Ecco, non capire questo, non contestualizzare questo, vuol dire non capire la storia di quegli anni. Ecco perché, e veniamo su questo alla conclusione del discorso che facevo prima, invece c'è interesse da parte dello Stato, da parte delle forze politiche, da parte dei pentiti, da parte di chi vuole scaricare, da parte di chi in un qualche modo ci ha visto come i distruttori del movimento di quegli anni. Io vorrei ricordare, per chi non ha memoria, che nei momenti in cui la lotta armata in Italia è stata più forte, il Partito Comunista ha preso più voti. Non perché ci fosse collusione tra le due cose, ma perché era una realtà sociale e politica del paese di quel periodo. Quando è stata sconfitta la lotta armata, ha cominciato a perdere voti anche il Partito Comunista. Non perché uno fosse causa dell'altro, ma perché era un contesto sociale e politico di quegli anni che si è mosso con rapporti di forza. Ecco, non so se sono riuscito a dare un quadro di quella situazione. Ricostruire quella storia per ognuno vuol dire fare i conti con se stesso, col proprio passato, con la propria politica, con le proprie scelte. Allora, noi siamo stati sconfitti, ma da un punto di vista degli interessi proletari, da un punto di vista degli interessi della sinistra, usiamo questo termine generale generico, non c'è qualcuno che abbia vinto.